Nel 2023 dobbiamo riscoprire il piacere di visitare una fiera. La sfida che abbiamo raccolto come Lombardini 22 persone del mobile è quello di provare a far tornare piacevole l'esperienza di una visita in fiera. Da una parte abbiamo al centro la persona, che in questi ultimi anni è stata un po' dimenticata, e dall'altra parte ancora abbiamo delle persone che sono quelle che fanno le aziende, che vengono in fiera. In questo caso che vengono al salone e che hanno bisogno di trovare relazioni. La parola chiave è relazione, quindi non vendita, ma innanzitutto fiducia. Quando pensiamo alla città, noi pensiamo innanzitutto alle persone che la vivono. La città esprime una identità, esprime dei significati. Il parallelismo è molto forte. Noi abbiamo bisogno di rompere lo schema ortogonale perché lo spazio per la persona, per gli esseri umani, non è qualcosa fatto di angoli, è qualcosa fatto di significati. Rompere l'ortogonalità degli spazi significa rientrare negli spazi, riappropriarsene e trovare un significato anche per sé. Abbiamo fatto un lavoro di verifica di come all'interno degli spazi le persone si muovono utilizzando nuove tecnologie digitali. Questo ci ha portato e ci ha confermato nell'idea che tornare a paragonare la fiera a un borgo, a quello che succede all'interno di una città, è una scelta giusta. Perché le persone non muovono lo sguardo all'interno degli spazi secondo, come dire, degli schemi predefiniti, ma cercando di seguire quello che li attrae davvero.